C'è una persona meravigliosa che mi segue da tanti anni, che si chiama Attimi e Spazi. E lei salva i miei film in privato, quelli che preferisce. Ha un amore per quello che faccio. Mi ha dedicato anche dei film di montaggio bellissimi. È una donna spiritosa, informata, che mi vuole bene ed è un bene reciproco. Poi ci capita di non andare d'accordo su molte cose, soprattutto sul Covid. Io sono irremovibile sulle mie posizioni vacciniste, lei invece ha delle posizioni abbastanza diverse, direi. Evitando quell'argomento, andiamo d'amore d'accordo. E dato che mi ama, ama quello che faccio, in questo senso, Attimi, mi ha suggerito di togliere l'ultimo video dedicato a Mister X. A questo punto, Attimi, chiamiamolo Mister X se non si può dire neanche il nome. Perché, insomma, bisogna stare attenti, mi ha detto Ricky, stai attento alle norme della community di YouTube, delle persone malintenzionate, dei tuoi nemici, perché uno si fa anche dei nemici, no? Avendo delle posizioni nette, per esempio sulla pandemia, no? Pro vaccino, avendo queste posizioni nette, ti fai dei nemici. Poi avendo anche un blog sul Fatto Quotidiano, anche lì. Mi sono fatto dei nemici, ci si fa dei nemici e degli amici. Quindi bisogna stare un po' attenti. E Attimi è riuscita a spaventarmi in un certo senso. Io cercavo anche attraverso l'ironia, l'umorismo, appunto, che sono cose che mi appartengono, di salvare un po' questo mio rapporto che si è guastato con un folle ammiratore che adesso è diventato un folle odiatore. Cercavo in qualche modo di recuperarlo, però adesso mi sono reso conto, sto riflettendo, che sta diventando qualcosa di morboso da parte di entrambi, sia di Mister X che da parte mia. Sta diventando qualcosa di malato, no? La malattia è quando una fissazione diventa pervasiva. Quando c'è una parte del tuo corpo che diventa pervasiva. Io mi ricordo. Tanti anni fa era il Ricky adolescente, poco più che adolescente, che iniziava a soffrire di respirazione. Il solo fatto di respirare, mi concentravo sul mio respiro, sull'inspirazione e l'espirazione, e andavo in una sorta di paranoia, di fissazione. L'avevo definita pneumofobia, ossessione e paura del proprio respiro. Quando un elemento, no, della nostra fisiologia diventa predominante attraverso la mente che ingigantisce, e lì c'è la fissazione, c'è la malattia. Quindi il mio rapporto con Mr. X sta diventando morboso perché lui fa dei video, io faccio dei video di risposta, insomma, ecco, quindi non vorrei che il mio canale YouTube diventasse un botta e risposta con questa persona. Quindi è giusto, purtroppo, a me spiace sempre dire addio, però è giusto lasciare andare questa persona per i fatti suoi, insomma, che segua il proprio destino, il destino che si è scelto, e di non rischiare, essendo diventato un odiatore, di non rischiare che questa persona crei dei danni al mio canale, che sarebbe in realtà più che un danno a me stesso, perché io è ovvio, metto la mia vita su YouTube da tanti anni ormai. Se il mio canale avesse dei problemi, diciamo così, sarebbe un peccato, certo, anche per me, ma soprattutto
sarebbe un crimine contro l'umanità, scusatemi la presunzione, perché nella mia produzione ci sono tante cose belle, poetiche, eccetera. Più o meno belle. Ecco, poi sono andato a rivedere tutti un po' stamattina, no? Mi è venuta una sorta di angoscia sul mio canale, sono andato a vedere tutte le cose che ho fatto, così scorrendole un po' così. E veramente c'è un'infinità di video. Alcuni effettivamente si potrebbero anche eliminare, togliere, sono inutili. Questa sorta di video diario che io faccio non so quanto senso abbia. Poi però delle persone mi scrivono, mi dicono: "Guarda Ricky, mi è piaciuto tantissimo quel tuo video lì dove parlavi di quella cosa che a me sembrava un video insignificante. Stavo quasi per toglierlo", poi mi dicono invece che... Quindi non sai mai cosa si può apprezzare e cosa non si può apprezzare. Sicuramente nella mia vastissima produzione, perché sono dei video, è una sorta di diario, no? Visivo, ci sono tante cose che possono essere considerate inutili, sono io il primo a dirlo. Però ci sono anche tante chicche, tante perle, tante... video ritratti importanti, secondo me, che sarebbe un peccato perderli, no? Per dei battibecchi con questo Mister X inutili, francamente noiosi, anche per voi spettatori, quindi ho ritenuto utile, anche perché Attimi mi ha fatto spaventare. Poi questa persona ha anche degli agganci a un fratello magistrato, cioè, quindi bisogna stare attenti. Poi io potrei sempre difendermi anch'io, in sede così penale, diciamo, non so, ma poi non so neanche quale crimine io abbia commesso, ho semplicemente detto il nome di questa persona e fatto delle ipotesi sulla sua condizione psichica. Però ecco, al di là di questo, al di là degli eventuali problemi, penso sia inutile, no? Continuare questo giochetto con questa persona, la lasciamo andare al proprio destino. Io devo occuparmi di altro, devo occuparmi di fare i miei film, di fare i miei videoritratti, di nutrire il mio canale YouTube con cose sempre più belle, si spera, insomma, sempre interessanti per il pubblico. E quindi evitare magari le cose meno pregnanti, meno pregnanti. Detto questo, sono sparite tante cose al mondo, no? Tante, non so, tante tragedie classiche di Sofocle, Euripide, tante poesie dei lirici greci, ci sono rimasti frammenti. Se sparisse Ricky Farina, tutto sommato non sarebbe questo grande dramma. Sarebbe sì un crimine contro l'umanità, come ho detto, ma forse contro la mia umanità, non lo so. No, ma c'è qualcuno che mi apprezza, non siete tutti stupidi, c'è qualcuno che mi apprezza. Certo, Attimi, di ai tuoi amici, ai coccobelli, agli altri, di stare un po' calmi, cioè di cercare anche di capire chi è Ricky Farina. Travisano le mie cose, l'ultimo film, uno mi ha detto: "Tu volevi fare un film a pagamento sui morti", c'è cioè uno che non ha capito niente, cioè cerca di trattenerli, perché tu capisci la poesia, loro no, non tanto. Loro amano te in quanto Attimi, ma non capiscono tanto la poesia, capisci? Comunque non la mia, sicuramente. Quindi tienili un po' a bada, che sono veramente un po' delle volte dei rompicoglioni, questo va detto. Si può dire, o mi bloccano il canale, rompicoglioni. Comunque, come cambia la percezione anche delle cose, no? Un mio aforisma: la donna è l'unico enigma penetrabile. Un aforisma che scrissi tanti anni fa, adesso magari può essere accusato di sessismo, capite? Quindi bisogna stare attenti nella società di oggi. Un artista è poco protetto, soprattutto un artista come me, che non ha dietro nessuno, a parte il blog del Fatto Quotidiano. Qualcuno mi ha denunciato. Per esempio, un ciarlatano che parlava di una dieta dove si mangiava solo carne con i capelli lunghi mi denunciò, non so, una cosa del genere, me lo disse il Fatto Quotidiano: "Ricky, non preoccuparti, ce ne occupiamo noi".
Invece, al di là del fatto quotidiano, per quanto riguarda YouTube, mi sento un po' più sprovvisto, no? Dovrei proprio andare da un avvocato per difendere il mio canale, spendere dei soldi, vabbè, quello. Bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Io mi rendo conto che un artista è sempre lì, chiamiamoci artista, è sempre lì sul crinale, no? Di quello che si può dire e di quello che non si può dire. Del resto, molti grandi artisti sono stati censurati. Pensiamo, che ne so, anche nel cinema, Bertolucci e Ultimo Tango a Parigi, pensiamo a Baudelaire, con I Fiori del Male. Insomma, l'artista si muove sempre, naviga sempre in acque pericolose, perché si spinge oltre, essendo un artista si spinge sempre un po' oltre. Però attraverso la poesia, no? Ma la società delle volte non capisce, e soprattutto questa società che sta diventando sempre più cretina, purtroppo, non so, tanto per dirvi, no? Io sono anche su TikTok, lo uso poco, ma ogni tanto mi diverto a fare qualche video. E avevo filmato il culo del David di Michelangelo e l'hanno considerato una cosa oscena e mi hanno bloccato il video. Il culo del David di Michelangelo, cioè di un capolavoro dell'arte. Ecco. Quindi, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Un artista purtroppo è sempre meno libero. Forse io invidio a questo punto i pittori, gli scultori che fanno i loro quadri, ce l'hanno lì, nessuno glieli può censurare. Io che ho un canale YouTube sono censurabile, sono aggredibile, no? Ci può essere un'aggressione del cosiddetto perbenismo, eccetera. Questo non deve essere però, non deve, come dire, soffocare, no? Non deve soffocare la creatività di un artista. Certo, bisogna riuscire a calibrare il proprio pensiero, la propria espressione, calibrarla, stare attenti. Mio Dio, ma mi sta venendo paura, attimi, mi hai messo paura stamattina, porca puttana. Grazie, lo so che lo fai per il mio bene, però è un Ricky spaventato quello di stamattina. Però concludendo, dai, concludendo, diciamo che non ci occuperemo più di Mr. X, ok? Attimi, Mr. X, il video l'ho tolto, non ci occupiamo più di lui, lo lasciamo andare al proprio destino, destino umano che si è scelto, ok? Lo lasciamo lì. Essere su YouTube è sempre al limite per uno come me sul crinale della pericolosità, però, voglio dire. Succedono tante cose brutte al mondo, possono succedere cose brutte anche al mio canale, insomma, a Gaza succede di peggio, no? Quindi, insomma, io sarò sempre Ricky Farina, continuerò sempre a esprimermi, farò dei video e me li vedrò da solo, no? Se succede qualcosa al mio canale, cosa vi devo dire? Poi quando sarò morto mi riscopriranno, andranno a vedere. Questo è il limite, se volete, di uno che non fa dei film che vanno al cinema, che sono protetti legalmente in qualche modo, anche se è un problema vero, questo dei registi. C'era più libertà negli anni 70, negli anni 70 si potevano, adesso è cambiato un po' tutto, cioè il politically correct, queste cose odiose. Bisogna stare attenti, e lo stesso artista si autocensura, no? Quindi ci sono film sempre meno disturbanti, sempre meno veri, sempre meno profondi, sempre meno violenti artisticamente, quindi ci si autocensura, insomma è un casino, è un casino. Probabilmente a conclusione di questo monologo un po' lungo, un po' noioso, probabilmente gli unici veri artisti oggi sono i criminali. Beh, il criminale fa un gesto, no? Un'effrazione, qualcosa di violento, di puro, e poi finisce in carcere, però viene punito dalla società, finisce in carcere, ma ha fatto qualcosa. Ha fatto qualcosa di forte. Cioè non si è censurato.
è un discorso un po' paradossale, no? Quello che sto facendo, ma il criminale non si censura, no? Commette un crimine. L'arte dovrebbe essere un crimine in un certo senso. Dovrebbe andare contro questa stupida melma psichica che ci impedisce di dire certe cose che c'è oggi, questo perbenismo intellettuale, eccetera. L'artista dovrebbe sfondare queste cose, dovrebbe essere criminale, andare oltre il confine, no? E dire quello che si sente. Quindi, in un certo senso, il criminale, per quanto ci possano essere dei crimini abietti, però fa qualcosa di dirompente, non si autocensura. L'artista, ma nemmeno l'artista dovrebbe autocensurarsi. Quindi, queste sono riflessioni un po' così. Il vero gesto artistico è un gesto molto simile ai crimini, al crimine. Io penso questo. Vabbè. E rimettiamoci. E anche oggi è un'altra giornata. Ci saranno più videoritratti, più videoritratti, ve lo prometto. Meno monologhi. In fondo vi ho già detto tutto di me. Se mi capitasse qualcosa di veramente eclatante, potrei tornare a fare monologhi. No, ma i monologhi ci saranno sempre, per carità, perché so che molti li amano, apprezzano questa mia sincerità, questo mio pormi in modo vero, ecco. Che dire? Il video l'ho tolto, attimi. Ho seguito il tuo consiglio, sono stato bravo, mi hai un po' spaventato, brava, ma sei riuscita a spaventarmi, sono pauroso, stamattina mi sento pauroso in un certo senso. Ho fatto degli incubi stanotte tremendi, dovuti pure a Mister X, e quindi mi devo liberare di questo Mister X, effettivamente. Dai, ok, allora. Quello che vi può promettere Ricky Farina è un canale YouTube un po' meno di monologhi adesso, quindi magari ci sarà meno produzione. Aspetterò perché per fare i videoritratti ci vuole un po' di tempo, no? L'occasione giusta, la persona che devo ritrarre deve essere disponibile, insomma, è più il monologo, accendo la videocamera e lo faccio. Un po' meno monologhi, non è che li elimino, un po' meno monologhi, Ricky che si rilassa un po' di più. Si libera anche di se stesso, si rivolge più agli altri, dimentica Mister X, basta, dimenticatoio, ormai è diventato un odiatore, quindi lo mettiamo nel dimenticatoio. Non abbiamo bisogno di persone così, no? Con questa energia negativa, tenebrosa, che ci attaccano, via, 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 eliminiamo e dedichiamoci alla bellezza, vedo delle margherite, vedo che sta rinascendo la natura, sta rifiorendo. Poi siamo nelle mani di Dio e quindi capiterà quello che capiterà, insomma. Io il mio l'ho fatto, qualcosa vi ho dato, Cristo, o no? Qualcosa vi ho dato, Cristo, porca puttana. Senza ricevere nulla in cambio, infatti, in termini economici, però amicizie, incontri interessanti, anche Attimi che mi vuole bene, anch'io ti voglio bene, Attimi. Attimi, mi hai spaventato, ma sei stronza. No, 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 Attimi, no, stronza, no, scusa. Scusa, amorevolmente, sei. Attimi.